Direttamente alla rete, nel post partita, dopo il break, lascia come capitano il suo ruolo. È stata una partita che sembrava avesse preso in mano, poi purtroppo gli episodi del quarto set mi hanno portato al break. Sì, è stata una partita lunga con diverse cose che succedevano. Anche noi pensavamo che dopo il terzo set, il quarto, possiamo continuare il nostro gioco. E purtroppo, come abbiamo detto già prima gara 1, Milano non molla mai e hanno recuperato. Poi in tie ovviamente abbiamo lottato fino alla fine, ma non ne bastava. Ma comunque adesso andiamo a Milano, a Monza scusa, e niente, faremo tutto per tornare a gara 5 qua a Pallaverde. Cioè io ho tanta fiducia e veramente penso che torniamo a Pallaverde. Anche per un'ora, un'ora e mezza avete tenuto il gioco, se tornate a giocare al vostro ritmo. Sì, penso che veramente il secondo set soprattutto abbiamo trovato un ritmo bellissimo. Proprio eravamo noi e adesso dobbiamo ricordarci questo secondo set che siamo queste vere partere. Non è successo niente, siamo 2-1 per Monza, ma fino alle scudette sono lunghi. E niente, pazienza e facciamo tutto in gara 4. Grazie. Si è vista tanta fatica, tanta sofferenza, però credo ci siamo accorti tutti che c'è stato tanto tanto cuore. Ah sì, penso di sì. Cioè, senza cuore non si può giocare queste partite. Penso che tutte noi abbiamo dato il 100%, magari anche di più, ma sì, con cuore, con sofferenza, con sudore, sangue, tutto, abbiamo dato tutto oggi. Grazie capitano, a sabato. Grazie. No, non è così facile qua. Sperate. Ilenia, una partita dove hai trovato molto spazio, innanzitutto le tue sensazioni, insomma, te la sei cavata bene in seconda linea. Sì, insomma, è stato emozionante perché comunque è la prima volta che mi capita di entrare in una finale playoff, quindi non nego che l'emozione c'era. Ho cercato di mantenere la calma e di dare supporto alle mie compagne e anche loro a loro volta mi hanno aiutato dandomi anche tutte le indicazioni dell'ultimo minuto in campo, quindi grazie a loro che mi hanno anche aiutata e spero di essere stata un po' di aiuto, purtroppo non è bastato e mi dispiace per questo. Quando hai saputo che ti toccava? E stamattina ho saputo che avrei avuto la maglia normale e quindi di conseguenza di solito quando la maglia normale è più probabile che quindi stamattina. Peccato il quarto set perché è lì il rammarico, più che nel primo. Sì, un peccato perché comunque appunto dopo il terzo set che abbiamo ripreso in mano completamente la gara e il quarto siamo rimaste punto a punto. E poi non abbiamo avuto la lucidità di rimanere tranquille anche quando le cose andavano un po' meno bene. Cioè loro una cosa che fanno molto bene è che anche quando sono sotto di 2-3 punti riescono a stare tranquille, a fare il loro gioco, a difendere un pallone in più. A noi magari è mancato un po' quello, però ce la possiamo fare perché siamo forti. Comunque sì, questo nervosismo, insomma, anche Daniele nelle altre partite ha sottolineato. Ci sono tanti fattori, sicuramente vabbè, il fatto di partire favorite, passato il termine, non giova mai anche all'emozione. E poi loro appunto non mollano mai davvero e quindi quando iniziano a difenderci 2-3 palloni magari facciamo un po' di confusione in più e perdiamo un po' la pazienza, invece dovremmo magari restare un po' più calmi.